Lauro Marchetti, il direttore della Fondazione Caetani, che è qui per presentare un progetto di ottimizzazione del rapporto tra il pubblico e la Fondazione Caetani, e poi ci parlerà di quelli che sono i meravigliosi giardini della nostra ninfa. Lauro Marchetti. Dunque, questa è una grande novità, perché nella gestione del giardino abbiamo dovuto necessariamente portare delle modifiche perché ciò che attiene alla fruizione pubblica. Tra l'altro l'anno scorso, avendo vinto il Giardino di Ninfa, il primo premio del giardino più bello d'Italia nel concorso nazionale, porterà automaticamente una grossa percentuale di aumento di visitatori. Allora, il punto è questo: che cosa vogliamo fare di un'area che è stata sempre così un gioiello, un'eccellenza dal punto di vista del rispetto e della protezione? Bisogna gestire bene le visite pubbliche, ottimizzare questo sistema di visite online, prenotazioni online. Come siamo stati pionieri noi nel 1966 della visita guidata, ha permesso di unire i due elementi principali: la conservazione e la fruizione, ma il bene deve essere prima di tutto salvaguardato. Lei ha detto una parola importante: pioniere. Noi siamo i pionieri per qualsiasi cosa facciamo per questo territorio. Io credo che attraverso questo monumento straordinario che c'ha la provincia di Latina dobbiamo pensare a un turismo di qualità. E Ninfa ne ha tutte le condizioni, tutte le, come dire, non solo le caratteristiche, ma gli stimoli per farlo. È un luogo anche dello spirito, Ninfa. Allora, venire a Ninfa e visitarla, credo che si dovrebbe sempre fare in punta di piedi. Si sta entrando in un luogo sacro. Questa parola va detta, perché non è un eccesso, ma luoghi così hanno un aspetto quasi mistico. Ecco, per dare queste emozioni bisogna gestirlo bene, gestire l'aspetto della fruizione pubblica, ed è per questo che oggi siamo qua. Ma a Ninfa non è solamente la bellezza, non è solamente la storia, perché noi sappiamo benissimo che abbiamo una produzione incredibile di olio di prima qualità che riguarda proprio questo territorio. Sì, in effetti noi siamo anche produttori agricoli, perché abbiamo circa 250 ettari di territorio a coltura, e quest'anno ci siamo in modo particolare dedicati all'olio, visto il grande successo che il nostro olio delle colline sta avendo in tutto il mondo, in tutta Italia, con riconoscimenti di ogni genere. Quest'anno abbiamo dedicato una particolare attenzione, grazie anche alla collaborazione di un nostro perito agrario, che è la dottoressa Simonetta Dario, che mi fa molto piacere citare e ricordare. E abbiamo innanzitutto aumentato la quantità dell'olio prodotto, che è sempre una quantità molto limitata perché produciamo circa 1500 litri di olio, ma quest'anno per la prima volta lo abbiamo imbottigliato, anzi per meglio dire inscatolato, messo in apposite lattine, ed è olio extravergine d'oliva, frantogliato a freddo. La qualità della nostra oliva è quella itrana, quindi la qualità dell'oliva più nobile che abbiamo in provincia di Latina. Ci ha dato il piacere di ricevere il secondo premio dedicato agli oli leggeri. Credo che questo sia un annuncio che non va soltanto a beneficio della fondazione che io rappresento in questo momento, ma che va a beneficio della operosità di tutta una provincia che si sta convincendo della qualità e della efficacia di concentrarsi su alcuni prodotti tipici della sua terra.